Notte di paura per il nord delle Marche, prima l'allerta meteo, poi il terremoto di magnitudo 4.3 al largo del Pesarese, nessun danno, a Senigallia il Misa lascia tutti col fiato sospeso fino alle 5 di mattina. Fiaccolata nel ricordo di Anastasia, in tanti alla manifestazione a Fano dedicata alla giovane ucraina uccisa dall'ex marito, lacrime, dolore e tanta voglia di giustizia. Multe virtuali a chi parcheggia male ad Ascoli, i bambini diventano vigili urbani, iniziativa promossa nell'ambito del Piedibus, l'obiettivo sensibilizzare tutti al rispetto del codice della strada. Ancona, colpo da grande a Cesena, decide un gol di Spagnoli, tripudio biancorosso con 1400 tifosi in Romagna, Roberto Renzi non vendo la Samb, conferenza del presidente rossoblu dopo il 3-0 al Termoli, vittoria della Vigor sul Fano. Ben ritrovati con una nuova edizione del nostro TG Marche, notiziario a firma e cura della redazione di Vera TV. In primo piano l'allarme maltempo e anche quello relativo al terremoto, perché è stata la scorsa una notte di paura. Il fiume Mise è tornato a spaventare i senigalliesi, il livello del fiume con le forti piogge iniziate ieri pomeriggio si era innalzato, pensate, fino a 3 metri. Alle 6.20 invece ancora paura con una scossa di terremoto di magnitudo 4.3, epicentro in mare a 28 km da Pesaro, ci siamo fatti raccontare dai senigalliesi questa notte, appunto, e questo risveglio da incubo. Thomas Del Bianco. Il Mise è tornato a far paura nella notte, il livello del fiume si è alzato fino a 3 metri a seguito delle forti piogge iniziate ieri pomeriggio. È ancora vivo tra i senigalliesi il ricordo dell'alluvione di poco più di 2 mesi fa con l'esondazione del Misa, il centro e diversi quartieri periferici sommersi prima dall'acqua, poi dal fango con innumerevoli danni. Il comune ha ordinato alla popolazione di recarsi ai piani più alti, alle 3.30 della notte è cessato l'allarme con il livello del fiume che è sceso in maniera graduale. Nemmeno il tempo di provare a dormire qualche ora ed ecco il terremoto di nuovo. Una scossa rilevante con epicentro in mare, una profondità di 10 km, magnitudo 4.3 ad una distanza di 21 km a est di Fano e a 28 km da Pesaro. Insomma, una notte e un risveglio da incubo qui a Senigallia, sentiamo alcune voci. Il fiume è arrivato a 3 metri. Sì, ho letto che c'è stato l'allertamento, che hanno consigliato di salire piani alti, però è andata bene. Poi c'è stato anche il terremoto. Sì, c'è stata la scossa alle 6 e ha svegliato un po' tutti come sempre. Ormai ci stiamo convivendo, non è bello, però ci stiamo abituando purtroppo, non è il massimo, dai. Sono passato giusto per vedere com'è, ma tutto a posto. Stanotte c'è stata questa allerta meteo? Un pochettino ci siamo, però ormai un'abitudine. Poi il terremoto? Anche. Alle 6.20. Non è stata una grande notte. Teniamo duro, dai. Più che altro perché guardavamo anche le notizie, quindi abbiamo avuto un po' paura. Poi avete sentito anche il terremoto stamattina? Sì, io sì, l'ho sentito stamattina. Ma è durato poco. L'abbiamo visto, però tranquilli, dai. Diciamo che è andata bene. Poi c'è stato anche il terremoto. Eh sì, infatti, un bel risveglio stamattina. Ho messo i tappi nelle orecchie per... così non c'erano problemi tanto tra alluvione e terremoto, l'unico modo per dormire ormai è questo. Avevamo sentito l'allerta meteo, sì, e eravamo preoccupati per i senigalliesi. Visto anche quello che è successo 2 mesi fa? Certamente, ho visto quello che è già successo. Poi stamattina il terremoto? Beh, quello ci fa visita ogni tanto, ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, purtroppo. Speriamo che finisca qui perché non ne possiamo veramente più. E vi diamo qualche dettaglio in più sulla forte scossa di terremoto delle 6.20 di questa mattina, magnitudo appunto 4.3, è stata avvertita anche ad Ancona ed è avvenuta a 10 km di profondità, 21 km a est di Fano e a 28 km da Pesaro. Non si registrano altri danni o problemi alle persone rispetto a quelli causati dalle forti scosse del 9 novembre. Fano piange Anastasia, oggi la fiaccolata per le vie del centro storico, partenza dal Pincio per raggiungere piazza 20 settembre. Per noi c'è Thomas Del Bianco.
molto sentita e partecipata questo pomeriggio a Fano, la fiaccolata in memoria di Anastasia Alasri, la 23enne mamma ucraina uccisa una settimana fa con almeno 3 coltellate, per il cui omicidio in carcere a Bologna il marito Mustafa Alasri, egiziano di 42 anni. La fiaccolata è organizzata dal Comune di Fano, dalla comunità ucraina e dalla Commissione Pari Opportunità. Parte da qui, dove ci troviamo, dalla zona dell'Arco di Augusto, dalla zona del Pincio, per poi arrivare in piazza 20 settembre. Intanto sono arrivate a Fano la mamma e la sorella di Anastasia, sono arrivate ieri, ora insieme a loro si deciderà il futuro del bimbo, dell'adotto bimbo di 2 anni che è stato accolto temporaneamente nella famiglia Carloni, famiglia che gestisce il ristorante Osteria della Peppa nel quale lavorava Anastasia. La cronaca: investita insieme al suo cane, trascinata per circa 7 chilometri e uccisa. Tragedia ieri sera a Marzocca di Senigallia. La vittima è un'81enne tedesca che da tanti anni risiedeva nelle Marche, attesa per lo svolgimento dell'autopsia nel corso delle prossime ore. Tragedia ieri sera a Marzocca di Senigallia. Una donna intorno alle 17.30 è stata investita e uccisa mentre stava attraversando la strada insieme al suo cane sotto una pioggia battente. Secondo alcune testimonianze, il primo ad essere investito è stato l'animale. Nel tentare di soccorrerlo, la donna è stata falciata da un altro mezzo che sopraggiungeva e che non si sarebbe fermato per i soccorsi. Oltre a subire l'investimento mortale, il corpo della donna è stato trascinato addirittura per circa 7 chilometri sino a Senigallia e rinvenuto solamente in via Podesti. La vittima, Sigrid Schope, 81 anni, tedesca ma residente in Italia, abitava proprio nella frazione di Marzocca. Sul posto sono intervenuti ambulanza, carabinieri, polizia stradale e polizia locale. Le forze dell'ordine proveranno a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. L'ipotesi secondo cui la donna sarebbe stata agganciata da un mezzo in transito mentre si trovava al centro della carreggiata, in preda alla disperazione dopo l'investimento del cane, non convince appieno gli inquirenti, che dopo aver ascoltato l'automobilista che ha investito il cane, da cui non sono emersi particolari importanti che avvalorassero questa prima ricostruzione, hanno visionato tutte le telecamere presenti nel tratto di strada percorso dal mezzo che potrebbe averla agganciata. Ad aumentare i dubbi su questa ricostruzione è la lunghezza del tragitto percorso, circa 7 chilometri appunto, oltre ai semafori e una rotatoria presenti in quel tratto di statale da attraversare prima di arrivare in via Podesti. A trarre in inganno eventuali automobilisti in marcia dietro il mezzo che avrebbe agganciato e trascinato l'anziana potrebbero essere stati la pioggia battente e la scarsa visibilità che distingue quel tratto di strada. Sul luogo dell'investimento del cane è stata rinvenuta anche una scarpa poi risultata appartenere alla donna. Le indagini sono proseguite per tutta la serata di ieri, quando gli inquirenti hanno ristretto il cerchio dei possibili mezzi che potrebbero aver trascinato la donna attraverso la visione dei filmati registrati dalle telecamere. Esclusi i mezzi pesanti che non possono circolare sulla statale e i mezzi pubblici, ad agganciare l'anziana potrebbe essere stato un autocarro. A chiarire i vari dubbi potrebbe essere l'autopsia in programma nelle prossime ore. Sicurezza e occupazioni abusive a Porto Sant'Elpidio. Siamo nel Fermano. Temi cari a Fratelli d'Italia, che attraverso il coordinatore provinciale Andrea Balestrieri ha chiesto un report dettagliato alla questura e fa un appello anche ai residenti sul cosiddetto controllo di vicinato. Rossella Luciani. Un report dei reati e soprattutto un dettaglio preciso degli appartamenti occupati abusivamente a Porto Sant'Elpidio. A farsi promotore della richiesta alla questura di Fermo è il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Andrea Balestrieri, dopo i blitz delle ultime settimane che hanno interessato la zona del centro ma anche il sud della città, al confine con Lido Tre Arci. Beh, ci sono delle zone periferiche, ma questo nelle ultime settimane, parlando di Porto Sant'Elpidio, ha colpito anche il centro cittadino, quindi non c'è una zona specifica dove ci sono delle abitazioni che non sono occupate, la persona va lì e si insedia. Ecco perché il controllo puntuale dei cittadini deve essere una collaborazione attiva verso le forze dell'ordine, perché poi parliamo di controllo del vicinato, ma se poi il controllo del vicinato anche nel nostro piccolo non avviene, questo significa che comunque lasciamo delle abitazioni che sono chiuse da tempo che rimangono occupate, e questo non può accadere, anche sia
per quello che ne deriva anche un fatto di microcriminalità che proprio all'interno di queste abitazioni avvengono, perché poi ricordiamoci, e lo sottolineo, che ogni volta che viene fatto un blitz vengono prese queste persone, all'interno troviamo anche droga, ricettazione banconote, cioè proveniente da mercati comunque illeciti. Negli ultimi anni va detto che i controlli delle forze dell'ordine sono aumentati, in particolare in alcuni quartieri caldi lungo la costa fermana. Ma i residenti e il pidienzi non si sentono ancora tranquilli. La sicurezza percepita purtroppo è un livello abbastanza basso. E temiamo furti, temiamo scassi. E come vedo ogni tanto vede delle vetrine rotte anche sui chalet. E purtroppo anche mi dicono che un sistema di telecamere abbastanza, diciamo, potente, soprattutto questa zona qua, questa zona estremo sud di Porto Sant'Elpidio, è abbastanza off limits. Parliamo di sicurezza a Porto Sant'Elpidio, com'è quella percepita dai cittadini? Ma tutto sommato ultimamente la zona si è tranquillizzata, si girano alcuni vagabondi, alcune persone che magari poco raccomandabili, però tutto sommato rispetto a 10 anni fa la situazione è migliorata. Questo bisogna ringraziare anche la polizia e tutti quanti, perché vedo che ci sta molto impegno da parte loro, e girano sempre, controllano, e quindi ecco, tutto sommato va molto meglio. Furti, prostituzione? Ma furti secondo me si sono spostati più al centro, qua giù ultimamente è abbastanza tranquillo. Prostituzione lo stesso, la zona ormai si è ripulita, quindi non ci possiamo lamentare. Resta il tema dello spaccio un po'. Sì, da quello che sento, da quello che vedo, sicuramente ci stanno un po' di spacciatori, però penso che la polizia li tiene sott'occhio e prenderanno le precauzioni. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via Circonvallazione a Numana per una fuga di gas causata da un urto con un'auto uscita di strada che ha impattato contro la recinzione di una casa dove era installato il contatore del metano. La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha bloccato la fuoriuscita di gas e messo in sicurezza il veicolo coinvolto, illeso il conducente dell'auto. San Benedetto del Tronto e progetto per l'ex stadio Ballarin fu, dopo decenni di parole e pochi fatti, sembra che per la riqualificazione dell'ex Fossa dei Leoni sia finalmente prossima. L'architetto Guido Canali ieri ha presentato le sue idee alla cittadinanza a corsa numerosa. Pierpaolo Flammini. Da Fossa dei Leoni a parco immerso nel verde, aperto alla frequentazione di tutte le fasce d'età e possibile di ulteriori sviluppi. Così l'architetto Guido Canali ha presentato il suo progetto sull'ex stadio Ballarin in un auditorium comunale affollatissimo. Le linee portanti sono quelle di un contorno ad est, ovest e nord cintato da essenze mediterranee, mentre a sud resterebbe lo scheletro in cemento armato della curva, eventualmente mitigato dai rampicanti. Al centro un pergolato per l'ombra, giochi per bambini, un piccolo bar, spazi per lo studio e la lettura. Vogliamo fare un parco che sia a servizio della città, quindi non ci sono ambizioni, come dire, di grandeur botanico-vegetale, ma le scelte saranno fatte mirando ad essenze di provata praticità, cioè basso consumo idrico, cioè bassa manutenzione, e in più abbiamo cercato di immaginare delle occasioni affinché il parco sia frequentato da tutti i tipi di cittadini, a cominciare dai ragazzi, addirittura dai bambini, che potranno fruire dei giochi che a loro piacciono di più. Per gli anziani ci sarà il bar e tutti, diciamo, i portici pergolati attorno. Sì, per quanto riguarda le modifiche alla viabilità, Canali ha lasciato aperta la possibilità che il traffico viario possa essere spostato interamente ad est o ad ovest del parco, oltre ad ipotizzare una futura estensione verso mare e verso nord. Particolare rilievo è stato dato alla scelta di lasciare lo scheletro della curva sud, luogo dove si consumò la tragedia del rogo del 1981. Era nell'aria, non so se l'ho colta opportunamente, che la curva sud
simbolicamente potesse porsi quasi come una memoria materializzata della tragedia che purtroppo colpì San Benedetto con l'incendio in cui persero la vita gli spettatori. Quindi demolirla completamente, sì, poteva essere, però è sembrato che potesse essere quasi un gesto non sufficientemente rispettoso. Così serve a delimitare un bordo verso un nodo di traffico, serve ad offrire delle zone di sosta anche per le famiglie, eccetera. A Camerino l'ospedale, insieme all'università, al comune, alla Croce Rossa, tutti uniti per una campagna informativa sull'uso consapevole degli antibiotici, perché la resistenza a questo tipo di farmaci è una delle 10 principali minacce alla salute globale. Daniela Gurini. L'ospedale di Camerino, con la collaborazione dell'Ateneo e del Comune, ha organizzato 2 incontri per informare sull'uso consapevole degli antibiotici. La resistenza ai farmaci è un problema globale che coinvolge non solo l'uomo, ma anche gli animali e l'ambiente. La salute riguarda non soltanto la salute dell'uomo, ma anche la salute degli animali e la salute dell'ambiente. Quando parliamo di appropriato utilizzo degli antibiotici, non ci riferiamo soltanto all'uomo, ma anche all'utilizzo degli antibiotici negli animali e nell'ecosistema. Quindi questa per noi è un'iniziativa molto importante, un'iniziativa che l'ospedale di Camerino insieme con l'Università di Camerino e il patrocinio del Comune e della Croce Rossa ha voluto a tutti i costi, con l'obiettivo di sensibilizzare tutta la popolazione, dai medici ai veterinari, agli agricoltori, ai cittadini tutti, su quello che è il corretto utilizzo degli antibiotici. L'antimicrobico resistente è causata prevalentemente dall'uso inappropriato, dall'abuso degli antibiotici, e l'antibiotico resistenza è una delle più importanti piaghe della salute pubblica. Ogni anno milioni di persone sono colpite da infezioni resistenti agli antimicrobici. L'OMS ha dichiarato come questa resistenza sia una delle 10 principali minacce alla salute globale, e Unicam aderisce alla campagna mondiale per la consapevolezza con una serie di iniziative. L'Università di Camerino da sempre si è occupata, a una scuola di scienze del farmaco, dei prodotti della salute, una scuola di bioscienze, dove il problema della ricerca di nuove molecole è uno dei primari asset, insomma, e pillar nella ricerca scientifica, sia dal punto di vista della sintesi di nuove molecole, dal loro test per vedere l'efficacia. Ci sono moltissime le ricerche che anche in questo periodo si stanno seguendo, insomma, per trovare nuove molecole, nuovi approcci. Cioè, un mondo senza antibiotici non è pensabile, i microbi sono dappertutto e a volte, insomma, danno i problemi che danno e quindi vanno trattati. Gli antibiotici vanno utilizzati soltanto se sono necessari, non vanno utilizzati nelle infezioni virali, per esempio, perché non agiscono contro i virus, ma agiscono soltanto contro i batteri. La pericolosità dell'abuso, dell'uso non corretto degli antibiotici e lo sviluppo dell'antibiotico resistenza e quindi lo sviluppo di infezioni dovute a microbi che sono resistenti agli antibiotici. Potremmo anche trovarci di fronte all'assenza di antibiotici utili per quell'infezione. 2 gli appuntamenti a Camerino, il primo presso l'atrio dell'ospedale e il secondo al Valley Center, nei pressi del nuovo municipio. È con grande onore che il Comune di Camerino partecipa a questa iniziativa. Grazie anche alla collaborazione, questo evento, dell'immancabile università e dell'altrettanto importantissima figura della Croce Rossa. Ad Ascoli i bambini diventano vigili urbani e fanno multe virtuali a chi parcheggia non rispettando il codice della strada. Marco Vannozzi. Multe virtuali a chi parcheggia male. Ad Ascoli i bambini diventano mini vigili allo scopo di sensibilizzare gli adulti ad un corretto comportamento. Guarda, automobilista, forse non te ne sei accorto, ma hai lasciato l'auto in maniera non conforme al codice della strada. Questo è il percorso del nostro Piedibus, che è il trenino a piedi che ogni mattina raggiunge la scuola Malaspina, e oggi ci siamo trovati in difficoltà a causa del tuo veicolo.
Questa multa virtuale serve a ricordarti di cercare un'altra sistemazione, ma anche ad informarti che i vigili urbani, di tanto in tanto, passeranno a controllare le vie del nostro itinerario per accertarsi che esso sia percorribile. Ti salutiamo e ti ringraziamo per la collaborazione. L'iniziativa è stata promossa nell'ambito del Piedibus, il progetto del Ministero della Salute realizzato in collaborazione con il Comune di Ascoli e il Comando della Polizia Municipale. Siamo al 12° anno per il progetto dell'Istituto Scolastico Comprensivo Ascoli Centro per il plesso della Malaspina. L'iniziativa prevede il ritrovo in un punto definito della città dei bambini che si devono recare a scuola e un percorso stabilito lungo il quale altri passeggeri potranno essere raccolti alle varie fermate. Il Piedibus si prefigge di consentire ai bambini di fare un regolare esercizio fisico, di acquisire abilità nella sicurezza stradale, di socializzare e di contribuire alla riduzione del traffico. Circa 50 sono i bimbi coinvolti in due linee, una da Campo Parignano e un'altra da Piazza del Popolo. Il Piedibus viaggia con il sole e con la pioggia ed i piccoli passeggeri che indossano un gilet rifrangente sono guidati dagli insegnanti, dalla docente referente Laura Cannella e da adulti controllori. I bambini poi sono contenti perché parlano fra di loro, interagiscono, si confrontano e anche per noi ascoltiamo lo stesso, le loro cose, le loro dinamiche, le loro gioie, così, ed è bello, ecco. Passiamo allo sport. In Serie C l'Ancona sbanca Cesena, sale al sesto posto ma soli 3 punti dalla vetta. In Romagna decide un gol di Spagnoli per la festa dei 1400 tifosi dorici presenti all'Orogel Manuzzi. Michele Natalini. Eccolo lo scalpo di una grande. L'Ancona lo mette a tracolla nella domenica teoricamente più difficile sul campo della capolista Cesena. Anzi della ex, visto che i romagnoli vengono spodestati dalla Reggiana, mentre i dorici adesso sono sesti, a 3 lunghezze dalla vetta, con la classifica che però è una tonnara. Di sicuro è il primo vero esame di maturità superato dall'Ancona, grazie all'ottavo gol stagionale dell'attaccante Spagnoli. È l'1-0 che potrebbe dare la svolta alla stagione biancorossa. In avvio però la squadra di Colavitto soffre subito Cesena davanti a quasi 11.000 spettatori per il record stagionale di presenze all'Orogel Manuzzi. Ferrante in rovesciata, Perucchini salva, poi Prestia di testa non inquadra la porta. Dopo nemmeno 2 minuti il portiere ospite si ripete su Albertini. Poi al 22esimo ecco l'Ancona, Moretti servito da Di Massimo spreca una grande occasione a tu per tu con Tozzo. Dopo la mezz'ora è ancora una volta decisivo Perucchini sull'acrobazia di Corazza. Nella ripresa passano appena 9 minuti, l'Ancona passa sul cross di Barnabà destro al volo di Spagnoli e il gol partita. Subito dopo il bomber dorico va vicino al raddoppio spizzando la punizione calciata da Di Massimo. Il Cesena risponde con la sassata di Calderoni che centra il palo. A ruota la chance per il neo entrato Spendi. Nel finale Moretti si divora il 2-0. I romagnoli ci provano fino all'ultimo ma l'Ancona resiste. 1-0, finita. Il Cesena inchioda dopo 9 giornate a metà settembre lo sgambetto di un'altra marchigiana, la fermana Recchioni. L'Ancona, filotto da 10 punti in 4 partite, lancia il primo vero messaggio a se stessa e al campionato per il tripudio dei 1.409 tifosi arrivati all'Orogel Manuzzi. E la 14esima giornata del girone B del campionato di Serie C è stata caratterizzata anche dal pareggio nel derby marchigiano tra la Vis Pesaro e la Fermana. 1-1 il risultato finale. Biancorossi in vantaggio al 10° della ripresa con Fedato. Pareggio canarino al 90° con Bunino. Sconfitta casalinga invece per la Recanatese che a Macerata perde 1-0 contro il Rimini. Gol di Del Carro al 19° del primo tempo. In Serie D domenica positiva per quasi tutte le marchigiane nella 12esima giornata del girone F. Il derby è andato alla Vigor Senigallia, 3-0 Alfano e 3° posto confermato, oltre che 5ª vittoria su 6 in casa per i rossoblù di Clementi. 3-0 anche per la Samb, tornata al successo a Riviera dopo 6 mesi col ritorno di Alfonsi in panchina. Dopo oltre 1,5 mesi vince di nuovo anche il Porto d'Ascoli, 2-1 a Chieti. E poi secondo pieno consecutivo per Mister Bardassarri, il suo Montegiorgio strapazza 3-0 la Vastese. Infine il Tolentino che stoppa la serie
serie di sconfitte filata, 7, e fa 2-2 ad Ardea col Nuova Florida. Vi ricordo stasera a partire dalle 20 l'appuntamento con Cuore di Calcio, la nostra trasmissione dedicata alla massima serie dilettantistica condotta da Pierpaolo Flammini con Giulia Rizzardi. Un approfondimento sarà dedicato appunto anche alla conferenza stampa del presidente della Samb, Roberto Renzi, che ha ribadito di non voler vendere la società e di non prendere un direttore sportivo al posto dell'esonerato Vittorio Cozzella. Chiudiamo con una notizia di pattinaggio. A 13 anni e 2 giorni Viola Luciani, l'atleta di Castelfidardo in provincia di Ancona, entra nella storia come la più giovane campionessa del mondo di pattinaggio in linea. Timida ma tenace e di grande talento, porta a casa un oro e un bronzo dai mondiali di Buenos Aires. Daniela Gurini. È stata una bellissima esperienza e penso che non me la scorderò mai, e anche perché ho festeggiato il mio compleanno là. Ho compiuto 13 anni. Lei è Viola Luciani, la 13enne marchigiana di Castelfidardo in provincia di Ancona, che ai mondiali di pattinaggio di Buenos Aires è entrata nella storia come la più giovane pattinatrice italiana di sempre. Con il presidente della società fidardense è arrivata nella sede del training center della Conero Roller, mentre autorità, staff tecnico, dirigenti e compagni di squadra hanno atteso al buio per la festa sorpresa. No, non me l'aspettavo, mi avevano detto che saremmo andati a fare delle foto e poi siamo venuti qui e ho trovato questo. Facevano tutto il tipo per me. Questa cosa mi faceva molto piacere, mi hanno dato la carica per gareggiare e si ho vinte anche grazie a loro. Viola è tornata con 2 medaglie al collo, oltre all'oro conquistato nel pattinaggio inline freestyle nella specialità battle categoria junior, anche uno straordinario bronzo nel classic freestyle slalom, ma è già proiettata ai campionati italiani. Primo posto veramente inaspettato nella specialità battle e ne sono molto felice. Ancora devo realizzare, è stata veramente bello quando ho sentito annunciare il mio nome dalla speaker che avevo vinto, e comunque no, non me l'aspettavo. Tra poco comincerò a preparare la mia nuova coreografia per il prossimo anno e le gare ricominceranno a marzo del 2023. La sua allenatrice ne sottolinea la grande determinazione, la capacità di rialzarsi e vincere in una competizione mondiale così importante, è la sua prima esperienza. Siamo andati per combattere per una medaglia. Per il podio sicuramente. Tutta la stagione di Viola è stata una stagione veramente importante, perché lei ha vinto sia a Parigi, ha vinto in Polonia, quindi dove siamo andati con tutta la squadra, con tutti i compagni, quindi è stata davvero una grande stagione e è finita nel migliore dei modi. Per lei un'esperienza anche di vita importante, di grande crescita. Io a Viola ho detto prima di iniziare insomma l'ultima battaglia, perché poi lei ha vinto nella battle, nella specialità battle, ho detto: Viola, fai il tuo meglio, e lei ci è riuscita. Per autorità, amici e la sua città, un orgoglio marchigiano e tricolore. Un risultato eccezionale, Viola ci ha fatto un regalo veramente inaspettato, questa doppia vittoria, doppia medaglia, bronzo e oro, è sicuramente un qualcosa di incredibile. Il risultato agonistico premia non soltanto il talento dell'atleta in questo caso, premia anche lo sforzo di molte società come la Roller, che si strutturano e fanno servizio di volontariato applicando i valori dello sport. Siamo anche felici quando, come oggi, festeggiamo una giovane ragazza di una disciplina che magari per molti non è neanche tantissimo conosciuta. Questo significa che abbiamo degli atleti giovanissimi, bravissimi, che ci regalano emozioni a livello mondiale. Era questa l'ultima notizia, anche per questa edizione è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti, da parte mia appunto è tutto, vi ringrazio per averci seguito e buon proseguimento con le trasmissioni di Vera TV.